riguarda oggi siamo in emergenza, d'altronde tra squalificati e infortuni abbiamo in squadra, come mi dicevi prima della partita del collegamento, abbiamo 7 under e quindi facciamo questi giovani che a volte si lamentano perché non giocano, oggi hanno la possibilità di far vedere che cosa valgono. Banco di prova per la squadra di Zichella, si fa sentire il Coppi che fino a qualche istante fa sembrava vuoto, invece si è riempito dei tanti tifosi che sono arrivati oggi per la 34esima giornata per seguire HS Lettertona Gozzano. Allora diamo quelle che sono le scelte di Giovanni Zichella da una parte, Massimiliano Schettino dall'altra. Sale la febbre alla Fausto Coppi, 15-0-1, scatta l'ora del match, scatta col primo giro palla per i Leoni e inizia allora Dertona Gozzano col primo possesso per Procopio. E adesso Robert Philip col secondo tentativo dalla bandierina, questa volta va più alto, sul secondo palo svetta Otele e palla che finisce direttamente sul fondo. Letto mette giù, punta Luzzetti, va sul fondo, il cross è deviato, Titti ci arriva coi guantoni, una palla buona per San Giorgio dalla tre quarti, guarda verso la porta, palla buona dal limite, la conclusione, eccola qua la prima conclusione, quella di Cozzari. 4 maglie bianche o nere a sbarrare la strada, ma ci prova ancora il Gozzano col tentativo morbido di Cozzari. Negri torna all'indietro, fischietto in bocca dell'arbitro, finisce qua il primo tempo, finisce 0-0 tra Dertona e Gozzano. La sensazione è stata un po' di non voler rischiare troppo davanti a un Gozzano che adesso riprende col primo giro palla il secondo tempo. Philip mantiene il possesso, lancio verticale per Otele, vediamo se aggancia, lo fa perfettamente, entra in area Otele, il cross finisce direttamente sul fondo, ma grandissima giocata di qualità. Sacca riesce a vincere il contrasto, prova ad andare fino in fondo dalla sinistra, entra in area, Sacca atterrato, calcio di rigore, eccola la svolta del match, atterrato Sacca al minuto 16 della ripresa, è calcio di rigore per i Leoni. Diversi calci di rigore, parte Manasiev, gol destro, spiazza il portiere, Gianni non la guarda ma è entrata, è 1-0 Leoni, 18 sul cronometro, Leoni in vantaggio. Mentre qua la palla buona dentro l'area, c'è il Gozzano, Titi riesce nella chiusura spettacolare, cancellato il destro di Castelletto, cosa ha fatto ancora Titi? Ancora con il capitano Gemelli, scodellato il pallone in aria, il colpo di testa arriva buono nella zona di Otele che rischia perché non rinvia Titi, si trova il pallone lì e lo blocca. San Giorgio alimenta di testa, il cross è buono, Bana anticipato, Titi non esce, colpo di testa, la traversa e poi la palla incredibilmente viene spedita fuori. Valge dentro l'area, tutto, il Gozzano è dentro i 16 metri. Il cross per Valge di testa, la deviazione e la rete, gol del portiere. Manasiev continua a sbuffare per un finale di gara che nessuno si poteva aspettare. Kanté sul pallone, vediamo se c'è l'ultima occasione per i Leoni. Parte Kanté, all'indietro per Gagliani, finisce qua la partita. È una bolgia ai Coppi che non ci sta.